In questo periodo e soprattutto in alcune zone d'Italia si parla tanto di polveri sottili, ma che cosa sono? Si tratta di piccole, a volte piccolissime particelle solide o liquide sospese nell'aria. E sono di due tipi, le primarie, che sono particelle emesse direttamente in atmosfera, e le secondarie, che si formano in atmosfera dall'interazione dei cosiddetti precursori. Le principali sorgenti antropiche delle polveri sottili sono i processi di combustione degli impianti di riscaldamento, i veicoli, le attività industriali e l'agricoltura. Le sorgenti naturali invece sono l'aerosol marino, le eruzioni vulcaniche, le polveri minerali come quelle desertiche, i pollini. La pericolosità di queste particelle piccolissime dipende dalle dimensioni e dalla composizione chimica, cioè dalla presenza di composti più o meno tossici assorbiti sulla superficie. Le particelle si suddividono in base al diametro misurato in micrometri o micron, ossia un milionesimo di metro o un millesimo di millimetro. Le particelle grossolane spaziano tra i 2,5 e i 100 micrometri e comprendono il PM10, che ha diametro inferiore ai 10 micrometri. È prodotto da erosione, risospensione meccanica, attrito nei trasporti su strada, dall'usura dei freni e dei pneumatici, da materiale biogenico come pollini e spore fungine aereo disperse. Le particelle comprese tra 0,1 e 2,5 micrometri invece sono quelle fini, mentre quelle fra 0,01 e 0,1 micrometri vengono dette ultrafini. Le particelle fini ultrafini rivestono il maggiore interesse anche sanitario, data la possibilità di essere inalata, di superare naso e gola penetrando fino ai bronchioli e alveoli polmonari, con tutto quello che può implicare a livello polmonare e respiratorio. Le particelle impattano anche sull'ambiente, determinando riduzione della visibilità, aumento dell'acidità dell'acqua, riduzione dei nutrimenti nel suolo, danneggiamento di foreste, culture agricole sensibili. L'inquinamento da particolato atmosferico, inoltre, danneggia i beni culturali e materiali dei manufatti, scurendo statue o edifici. ARPAL, con le sue 48 centraline fisse e 6 mobili, misura i valori delle polveri sottili per verificare il rispetto dei limiti di legge e l'andamento delle polveri nel tempo. Nel 2023 a Liguria sono stati rispettati tutti i valori limiti di PM10, media annuale pari a 40 microgrammi al metro cubo e media giornaliera di 50 microgrammi al metro cubo, da non superare più di 35 volte l'anno, e di PM2,5, dove la media annuale è pari a 25 microgrammi al metro cubo. I trend mostrano valori stabili nel tempo, con modeste variazioni legate più che altro alla variabilità stagionale.